Starting. Eccolo lì. Siamo? Okay. Io non la vedo. Eccoci, siamo in diretta sulla nostra pagina Facebook Transform Italia. E intanto permettetemi di ringraziare la disponibilità del segretario del Partito della Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, e per aver accettato un invito fraterno. Doveroso, doveroso. Di parlare un po' tra di noi con la redazione di Transform di un po' di temi di attualità sicuramente, e lo facciamo come Transform Italia e anche come Transform Europa. Siamo impegnati il prossimo anno in una serie di eventi che ricordano un po' la nascita in Europa dei partiti comunisti, e l'anno prossimo sarà il centenario del Partito Comunista Italiano. E contemporaneamente ci avviciniamo ai 30 anni di Rifondazione Comunista. Questo è un evento che noi, diciamo, sia a livello europeo che a livello italiano seguiremo, faremo anche approfondimenti e studi per raccontare un po' quella che è stata l'esperienza italiana legata appunto alla storia del comunismo. Ma oggi, diciamo, per non prenderla troppo sul serio, volevamo prendere una, diciamo, un elemento di attualità, cioè la domanda che io per primo, diciamo, faccio e mi faccio è che senso ha, dopo questi 30 anni passati a smontare qualsiasi rappresentazione del mondo del lavoro, una soggettività politica propria, e che senso ha oggi e quali sono le sfide di oggi per chi intende comunque richiamarsi a quella tradizione, a quella storia. Questa è la prima domanda che faccio a Maurizio, poi darò la parola a tutti gli altri della redazione per sviluppare un po' il ragionamento in altri settori. Maurizio. Roberto, innanzitutto vi ringrazio per l'invito a questa chiacchierata su temi così importanti. Penso che tu ti sei già risposto da solo, nel senso che se sono 30 anni che fanno di tutto per cancellare non solo il comunismo, ma anche qualsiasi visione del mondo fondata sul conflitto di classe. Beh, innanzitutto per una questione di puntiglio io dico che non bisogna darla vinta ai vincitori o a quelli che nell'ultimo trentennio sono stati vincitori, non bisogna arrendersi né all'immaginario e né all'ideologia dominante. Poi penso che ci sia un elemento di fondo, la difesa di una storia ovviamente non può essere disgiunta da uno sguardo critico, non è che dobbiamo difendere qualche mausoleo, ma ribellarsi rispetto a un'operazione gigantesca di riscrittura della storia che si è affermata a partire dagli anni 80 e soprattutto da quel triennio 89-90-91, io credo che sia fondamentale, come era fondamentale nell'Ottocento opporsi alle ideologie della restaurazione, e non è disgiunta dalla critica del presente. D'altronde, se uno guarda la storia del movimento operaio nascente appunto lungo l'Ottocento, vediamo che gli operai, ma anche gli intellettuali che scelsero di stare dalla parte della classe operaia, della classe lavoratrice, che poi non erano tutti operai di fabbrica come sappiamo, andava anche alla riscoperta delle tradizioni di lotta, di ribellione che avevano delle classi subalterne
dei periodi precedenti. Quindi io questa idea che si costruisca qualcosa di nuovo sull'amnesia o assecondando le mode dominanti, io credo che sia stata devastante, soprattutto in Europa e ancora di più in Italia. Devo dire che, per esempio, negli Stati Uniti è accaduto il contrario. Poi penso che ci sta una specificità italiana che sia fondamentale da non disperdere. In Italia si è cancellata prima la tradizione socialista, poi quella comunista, e questo è accaduto non perché abbia vinto l'avversario, ma perché è stata svuotata dall'interno. Cioè, noi abbiamo avuto nel corso degli anni Ottanta una mutazione di tutti i partiti socialisti di massa e socialdemocratici o comunisti che erano però organizzazioni delle classi lavoratrici e popolari, che hanno cambiato ragione sociale. In Italia questo è accaduto in una forma più forte perché si è sentito il dovere anche di cambiare il nome, essendo che il partito di massa preponderante del movimento operaio italiano era un partito che si chiamava comunista. Il risultato, io penso che sia stata una tragedia storica, perché questi partiti e l'elite espressa da questi partiti sono state tra quelle responsabili di un trentennio di neoliberismo, e noi non possiamo rassegnarci alle conseguenze di tutto questo. Sappiamo benissimo che siamo stati una minoranza che è andata in direzione ostinata e contraria, ma nonostante oggi siamo sconfitti e ridotti davvero a poca cosa, penso che non dobbiamo arretrare, per un motivo semplicissimo, che il termine comunista, in altri paesi si usa di più il termine socialista, ma per le loro storie è quasi la stessa cosa, indica la capacità di criticare il capitalismo, la capacità di pensare che è possibile un altro tipo di, un altro modo di produzione, un'altra possibilità di vita in comune, e di questo c'è bisogno oggi più di ieri, e questo è attualissimo perché oggi le contraddizioni del capitalismo sono anche più esplosive di quelle del passato. Quindi davvero, se posso dire, siccome hai citato il 30° compleanno di Rifondazione, che arriva davvero malconcia questo 30° compleanno, ne abbiamo prese davvero tante e soprattutto, insomma, siamo davvero malconci. Ma se posso dire, ci sono più ragioni per dirsi comunisti oggi che 30 anni fa, perché 30 anni fa il crollo del muro di Berlino e tutta l'operazione che fu lanciata si fondavano su grandi promesse di sviluppo della democrazia, di pace, che sono state tutte smentite dalla storia seguente, dal trentennio. Oggi siamo dentro una crisi di civiltà, una crisi del capitalismo, una crisi ambientale, una crescita delle disuguaglianze che sono al centro oramai delle omelie del Papa, come dei convegni dei miliardari come Bill Gates, e noi dovremmo smettere di dirci comunisti. A me sembra una cosa assurda, anzi direi che non c'è nulla di più originale oggi che continuare a dirsi comunisti. Grazie Maurizio, non, come do la parola agli altri, ci avrai anche modo di articolare meglio anche questo pensiero attraverso le domande che ti faranno i nostri redattori, se posso chiamarli così, compagni che con me condividono questa esperienza di Transform Italia. Do subito la parola a Franco, che è stato da noi inviato a Nuova York per molto tempo. Io l'avevo lasciato che era dalle parti della Bielorussia. No, ma lui viaggia spesso. Adesso è tornato in Moldavia, tra l'altro, oggi con il suo articolo. Però abbiamo anche pubblicato un pamphlet, i suoi articoli sulle elezioni americane. A lui la parola per la seconda domanda. Ma sì, partirò da una questione, una notizia che
ha suscitato un po' di discussione sui social, e cioè che, come sappiamo, Renzi ha dichiarato che andrà a Livorno a gennaio, in coincidenza col centenario della formazione del Partito Comunista, e si porterà Tony Blair. Rendi al pregio, almeno questo possiamo riconoscerlo, dire quello che pensa e di mettere in fila il suo punto di vista anche con grande chiarezza. E mi pare che lui sostanzialmente dica tre cose. Una, che il PC, non solo il comunismo è morto, ma il PC è morto anche lui, ma era meglio se non sarebbe nemmeno nato. Che la sinistra, come la definisce lui o come la vede lui, può essere solo riformista, ma non solo, perché non è neanche riformista, nemmeno riformista Turati. Turati era uno moderato, ma stava dalla parte dei lavoratori, ma deve riprendere il filo di quella che si è chiamata la terza via, che non è quella di Berlinguer, è quella da cavallo fra la fine degli anni 90, dei primi del millennio, in cui con Tony Blair, con Clinton, sostanzialmente una sinistra che si portava al centro, che diventava il punto di riferimento dei ceti medio alti, progressista più o meno sui temi, come dire, di società, di diritti civili, ma sostanzialmente liberista su quelli socio-economici. Allora, Renzi indica una strada e mette in fila questi pezzi e legge le elezioni americane, e qui vengo al tema che ho seguito in questi mesi, come la conferma di questa prospettiva. Biden è un moderato, un centrista, e quindi si torna a vincere con queste posizioni. Analisi che io ovviamente non condivido, e non condivido neanche l'impostazione, però è comunque una posizione netta a cui secondo me occorre dare una risposta, soprattutto appunto partendo da quei grandi temi di attualità, e fra queste elezioni degli Stati Uniti, perché io credo che ci pongano dei temi anche nuovi e interessanti, e ci aprano delle possibilità di azione, anche oltre che di analisi. Ma guarda, Franco, innanzitutto io dico una cosa proprio di agitazione, perché poi si dimentica sempre che nel 1921 a fondare il Partito Comunista furono un gruppo di giovani ribelli, i quali non avevano la pazienza di Turati e Prampolini e volevano fare come in Russia, la rivoluzione. E quindi la cosa migliore per rendere omaggio a loro, se davvero verrà Tony Blair, lo dico per Blair, non per Renzi, perché Renzi è un personaggio ormai d'operetta assolutamente irrilevante, se il criminale di guerra Blair davvero sarà a Livorno, e io credo, anche perché nel prossimo anno c'è anche l'anniversario di Genova, il modo migliore per ricordare i giovani, erano quasi tutti ventenni, che uscirono cantando l'Internazionale al Teatro Goldoni, sarà a saltare con pomodori e altri ortaggi la convention con Blair. Insomma, cerchiamo di imparare anche dagli americani, che insomma bisogna fare sport, non rimanere chiusi troppo. Per venire invece alla questione che opponi delle elezioni americane, io credo che tu hai detto una cosa importante. Nelle elezioni americane ha vinto un centrista, e questo dimostra la forza del bipartitismo americano. Noam Chomsky lo ha sempre definito un sistema più intelligente di partito unico, perché comunque tutte le spinte sociali alla fine vengono rinchiuse dentro una dialettica in cui rimane l'egemonia del grande capitale sulla politica, e Chomsky ce l'ha insegnato per decenni. Sostanzialmente gli Stati Uniti dentro questa tenaglia rimangono un paese senza un grande partito della classe lavoratrice, quello che è diventato l'Italia da tempo e purtroppo quasi tutta Europa. Io credo che a questo destino ci dobbiamo opporre. Va detto che
che Renzi riesce a essere più a destra di Biden, perché per merito di Bernie Sanders e di, insomma, dei compagni e delle compagne americane, nel programma di Biden qualcosa di sinistra c'è, cioè, per esempio c'è l'innalzamento del salario minimo, mentre in Italia la maggioranza di governo non riesce neanche ad approvare una legge sul salario minimo. Di 9 euro, che davvero sarebbe tra l'altro neanche una gran cosa, quindi, ma va detto un altro elemento, va sottolineato, che tu hai già citato quando hai parlato di Turati. Io rimando a un articolo che sembra provocatorio, ma non lo è, che ho scritto per il mio blog mauriziocerbo.it, dove deposito ogni tanto qualcosa relativo a musica o a storia. Ebbene, Turati era un comunista. Vi sembrerà una provocazione, ma in realtà, se andate a rileggere il testo del discorso di Turati a Livorno, Turati dice a Gramsci, Bordiga e gli altri: io la penso come voi, siete miei compagni, siamo tutti figli del manifesto del 1848 di Marx ed Engels, soltanto che io non penso che possiamo fare la rivoluzione come in Russia, in sostanza, ma dobbiamo fare, insomma, un tipo di battaglia. Insomma, non vi devo raccontare a voi l'evoluzionismo, insomma, le caratteristiche del socialismo di Turati, ma appunto Turati era un socialista che stava dalla parte della classe lavoratrice e che aveva dedicato tutta la sua vita all'organizzazione della classe lavoratrice. E negli anni 80 e poi 90 si è sviluppata, insieme alla grande truffa della morte del comunismo, che poi è diventata la morte del socialismo, anche la truffa per cui i neoliberisti sarebbero i riformisti. No, con quei riformisti lì, col riformismo socialista, non c'entrano assolutamente niente. Casomai siamo noi che da decenni raccogliamo l'eredità non solo della tradizione comunista, ma anche di quella del riformismo socialista. E questo andrebbe, lo dicevamo qualche anno fa, e andrebbe detto forte. Gran parte di quella che è stata la storia, la tradizione del movimento operaio e socialista, che era la maniera con cui si autodefiniva la sinistra dalla fine dell'Ottocento fino ai primi anni 90, fino alla fine degli anni 80, ebbene, i Renzi, ma anche gli ex comunisti italiani che poi hanno diretto il PDS, cioè fino al PD, insomma, si sono collocati fuori di questa storia. Su questo abbiamo molto da lavorare per scongiurare un dato, cioè che l'Italia diventi come gli Stati Uniti, cioè un paese in cui non c'è più la sinistra. Quella che adesso è una contingenza, o meglio comincia a esserlo da molti anni, c'è la scomparsa di una sinistra che abbia in questo paese peso, forza, riconoscibilità, può diventare un dato definitivo, come è accaduto negli Stati Uniti per più di un secolo. E su questo io credo che davvero abbiamo l'imperativo di trovare le forme per evitare che questo scenario si vada a determinare in maniera irreversibile, perché qualcuno mi dirà: ma dopo tutto negli Stati Uniti ci sono stati grandi movimenti, grandi lotte, cose bellissime. Chi mi conosce sa che io sono un appassionato della sinistra americana radicale, e quindi non mi sono mai troppo demoralizzato per la nostra debolezza. Insomma, ci ero già preparato a questo scenario fin da ragazzino. Ma non dimentichiamoci mai che in Europa, grazie all'esistenza di una sinistra di classe che avesse una sua autonomia, proprie organizzazioni radicate nella classe lavoratrice, ebbene, in Europa abbiamo in tutti i paesi la sanità gratuita per tutti. Negli Stati Uniti questa cosa, che a noi sembra quasi banale, ma vi garantisco, essendo appena uscito da un lungo ricovero, che non è una banalità, ebbene, questa piccola cosa gli Stati Uniti ancora non ce l'hanno e la ritengono una riforma rivoluzionaria. Ecco, quindi io sono convinto che anche in questa fase dopo le elezioni americane non dobbiamo evitare che si affermi in Italia una nuova puntata dell'egemonia degli avversari, quella per cui l'unica cosa che si può fare è iscriversi al Partito Democratico e cercare di cambiare dall'interno. Io direi no, grazie. Mi metto davanti perché tra poco questo sarà il dibattito a sinistra.
Grazie Maurizio, hai citato l'Europa, do per questo la parola a Roberto Musacchio. Prego, Roberto. Sì, anch'io vorrei partire un po' da aneddoti che poi riguardano invece l'attualità politica. Insomma, noi siamo in una situazione un po' paradossale, per cui la proposta che abbiamo avanzato anche come di Fondazione Comunista, quella di fare il perno intorno alla BCE per cercare di gestire questa fase drammatica della pandemia, è ciò che effettivamente sta avvenendo. Se ne sono accorti un po' tutti, nel senso che abbiamo visto anche autorevoli esponenti di altri mondi che dicono, insomma, che senza la BCE l'Europa non avrebbe retto una settimana a quello che è stato l'impatto della pandemia. E invece abbiamo in Italia, credo, l'unico partito che fa riferimento ai socialisti europei che insiste a proporsi uno strumento che fa parte dell'epoca dell'austerity come quello del MES. Io penso che questo rende la nostra una situazione, è vero che noi siamo nella difficoltà che soggettiva ricordava Maurizio, ma francamente sono più preoccupato ancora di questa difficoltà complessiva del paese a ritrovarsi dentro una situazione di questo tipo. Noi ci troviamo di fronte al fatto che mentre c'è un movimento che in Italia propone la società della cura, Ursula von der Leyen comincia a parlare di un'Europa della salute, mentre qui in Italia c'è una preponderanza invece di Confindustria sulla questione dell'attacco ai salari, si comincia a parlare in Europa di un minimo salariale. Allora, io avendo frequentato qualche anno Botteghe Oscure, insomma, ho questo ricordo che mi spiegavano che insomma l'unica garanzia per fare le riforme è avere un profilo rivoluzionario, che senza rivoluzionari le riforme non si fanno e che al contrario, diciamo, i rivoluzionari possono vivere da soli, ma i riformisti assolutamente senza rivoluzionari non vanno da nessuna parte. La foto di famiglia dell'album di famiglia di Blair, c'era anche D'Alema e Clinton ci ha consegnato questo trentennio. Noi l'abbiamo chiamato il trentennio della guerra liberista. Ci sono state guerre militari e come tutte le guerre si è finita in pandemia anche in questo caso. E credo che siano stati i trent'anni più brutti nella storia dell'Europa. E credo dunque che in questo momento che la pandemia richiede di fare altro e che l'Europa sta facendo altro, abbiamo questa tragedia un po' ridicola di qualcuno che ci vorrebbe portare indietro e che questo invece al contrario conferma che quello che ho imparato a Botteghe Oscure delle necessità dell'esistenza di una forza rivoluzionaria senza la quale il riformismo è morto vada riattualizzata. Ecco, io penso che questa cosa vada riattualizzata a livello europeo. Non è questo il momento, ma insomma tutta la riflessione sull'eurocomunismo che fece il Partito Comunista era particolarmente interessante, come era particolarmente interessante la lotta europea che cominciammo ai tempi dei missili per portarla avanti durante tutto il periodo dei social forum. Ecco, io ti volevo portare qui, insomma, poi so che ci tornerà Alessandro su questo tema della sinistra europea, insomma, su com'è che si ripropone la questione di un corretto rapporto tra rivoluzionari e riformisti a livello europeo. Il movimento di cui facciamo parte o di cui raccogliamo l'eredità, comunista, socialista, è nato già europeo. Cioè il manifesto fu un testo che fu diffuso in tutta Europa e che preannunciava una rivoluzione europea. E anche nel 21, quando i comunisti si scissero dai socialisti, lo fecero perché bisognava fare la rivoluzione europea. Anzi, tornarono a chiamarsi comunisti, ripresero l'aggettivo più caro a Marx rispetto a socialisti o socialdemocratici per iniziativa di Lenin, proprio per distinguersi da quei socialisti e socialdemocratici che nel 1914 avevano ceduto al
al nazionalismo, alla patria, avevano votato i crediti di guerra dei propri paesi, devo dire i socialisti italiani no, e quindi questo va eterno merito della storia del nostro movimento operaio. E quindi come comunisti io credo che non possiamo non ragionare in termini di spazio europeo come terreno del conflitto e della battaglia politica e sociale da dispiegare. E ovviamente sono completamente d'accordo con la considerazione di Roberto sul rapporto tra c'è la famosa frase di Togliatti che diceva che in Italia per fare le riforme ci vogliono i rivoluzionari, ma questa non è che una cosa che si sono inventati i comunisti italiani. Gli stessi partiti socialisti e socialdemocratici dall'Ottocento in poi, che erano nati come partiti di rivoluzione, sono stati partiti che hanno prodotto la grande rivoluzione democratica. La democrazia non è stata una conquista o un'invenzione della borghesia e del grande capitale, che tantomeno del latifondo, che al massimo avrebbero tollerato una società di apartheid come quella che stanno ricreando da quando sono all'offensiva nell'ultimo trentennio. Lo stesso suffragio universale è una battaglia del movimento, è una conquista del movimento operaio. Ai tempi di Marx le parole comunismo, socialismo e democrazia erano considerate quasi equivalenti, non avevano ancora capito neanche i padroni del mondo che sarebbe uscita fuori un'invenzione come la televisione, che avrebbe consentito di egemonizzare anche i cervelli e i comportamenti. Comunque credo che se non c'è una critica dei meccanismi capitalistici non c'è la capacità di fare nessuna lotta per le riforme. Badate bene, anche adesso non facciamoci illusioni. In questo momento noi siamo in una situazione paradossale, perché ai livelli più alti si dicono le cose, persino Mario Draghi, i vertici europei, tutti dicono cose che dicevamo noi contro di loro nell'ultimo trentennio. Quando noi abbiamo votato contro Maastricht, adesso tutti dicono che quei vincoli sono una follia, che bisogna fare debito, che c'è bisogno di spesa pubblica, eccetera. Questo va benissimo, però noi dobbiamo fare attenzione, perché di per sé politiche di maggiore spesa pubblica, anzi dirò di più, persino di nazionalizzazione, non è detto che siano di per sé di sinistra a favore delle classi lavoratrici. Possono essere semplicemente espedienti per superare una fase, un po' come accade adesso col ruolo della BCE. Noi abbiamo chiesto per anni che la BCE facesse quello che sta facendo adesso, cioè che intervenisse evitando l'esplosione del debito pubblico dei nostri stati, e quindi svolgendo il ruolo che svolgono le banche centrali. E non a caso vorrei che la Lagarde ci ha fatto presente di non farci illusioni, che quello che stiamo vivendo è uno stato di eccezione. Io credo che sarà uno stato di eccezione che dovrà essere prolungato, perché la crisi che stiamo vivendo è una crisi, insomma, talmente pesante che non si risolverà in qualche settimana e in qualche mese. Io dubito che a livello europeo però le classi dirigenti capitalistiche rinunceranno agli strumenti di disciplinamento e controllo della società che hanno messo in campo nell'ultimo trentennio, ottenendo la deflazione salariale, le privatizzazioni, il restringimento del ruolo del pubblico e un disciplinamento della forza lavoro che negli anni 70, ma anche 80, sarebbe stato insomma, la situazione attuale sarebbe stata immaginata come da romanzo, come distopia, non come una cosa possibile. Nessuno probabilmente nei primi anni 80 si sarebbe immaginato che gran parte della nuova forza lavoro sarebbe stata in interi settori completamente precaria, o che intere funzioni pubbliche sarebbero state completamente esternalizzate, come accade oggi, come normalità, e via discorrendo, né che lo Stato rinunciasse a tutti gli strumenti di governo reale dell'economia. Per cui, per tornare alle cose che dice Roberto, io credo che questa situazione in cui ci troviamo ci dia la possibilità di sviluppare
avendo una capacità di incidere sul senso comune, di essere anche comprensibili a livello di massa, assai forte, perché le contraddizioni sono abbastanza palesi, e senza farci illusione c'è bisogno di proporre delle alternative in maniera forte. Certo, siamo piuttosto, insomma, andiamo a mani nude contro delle corazzate, ma è evidente che anche, per esempio, la ripresa della spesa pubblica di per sé non è detto che corregga i meccanismi che producono la crescita delle disuguaglianze, e quindi c'è bisogno di proporre misure, ma soprattutto c'è bisogno di ricostruire un circuito di lotte che manca da troppo tempo. E io sono convinto che la gente lotta, si ha anche in mente che ha un'alternativa. Per tornare all'anniversario di cui parlate, tempo fa io ho partecipato a un convegno per rievocare le lotte dei contadini del Fucino, quelle del dopoguerra contro i Tornonia vinte. E c'era un vecchio compagno che fu allora giovane leader di quelle lotte, che diceva: noi eravamo poverissimi, non sapevamo leggere e scrivere, niente, insomma la situazione era disperata, i Tornoni erano fortissimi, la polizia di Scelba era dalla parte loro, ma noi avevamo una prospettiva, cioè avevano una visione che la società poteva funzionare in una maniera diversa, forse avevano anche delle illusioni, cioè che da altre parti del mondo funzionasse particolarmente bene, e non era proprio vero, però questa prospettiva dava fiducia anche nella lotta, cioè dava energia, dava convinzione che non bisogna, insomma, che si poteva vincere. Ecco, io credo che noi abbiamo bisogno di lavorare sulle alternative, ma non alternative per convincere insomma, come i socialisti utopisti, le classi dirigenti europee a essere più buone, ma per convincere chi subisce queste politiche di disuguaglianza e anche di distruzione ambientale della possibilità di lottare per il cambiamento. È un po' quello che ha fatto Bernie Sanders negli Stati Uniti, per ottenere riforme che noi in Europa abbiamo conquistato da decenni, Maurizio, però creando uno spazio. Grazie Maurizio, ti prego di rispettare un po' i tempi, perché altrimenti finiamo un po' troppo lunghi. Uno dei temi che pensiamo sia necessario sollevare è questo della pandemia. Rosa sta curando per noi, ma anche per il partito, una campagna, quindi a lei la parola. Devi aprire il microfono. Grazie, scusate. Sarò breve, nel senso che mi interessa questo confronto che abbiamo promosso come Transform, anche per capire, diciamo, in questo spazio, per la modalità con cui ci confrontiamo, se la pandemia possa rappresentare anche il recupero di un punto di vista di classe, leggendo appunto quello che sta capitando dentro questa vicenda pandemica. E io penso, per esempio, che nel tempo aver smarrito o diviso le grandi questioni che hanno attraversato il paese, l'Europa, in tecnicalità, cioè in problemi da risolvere con aspetti tecnici, esattamente il contrario di quello che è accaduto, qui è stato citato il periodo negli anni 70, che ha rappresentato una grande stagione di avanzamento, di conquiste democratiche, di partecipazione sociale, di nuovi servizi, insomma un punto di vista nelle conquiste, anche nelle leggi che allora si assumevano, a mio avviso un segno di classe ce l'avevano, perché erano chiari, diciamo così, quali erano gli interlocutori in campo. E questo è un punto, a mio avviso rilevanti. E c'era comunque l'idea della trasformazione, c'era un'idea, una visione sul mondo e sulla società. Quindi la riflessione che in un qualche modo ho fatto preparandomi a fare una domanda al segretario, e quindi inizio a formulare un po' il quesito sul quale mi interesserebbe ascoltare Maurizio Cerbo,
è se il capitalismo finanziario, nelle sue diverse varianti, ordoliberista, eccetera, sia messo a nudo o no da questa pandemia, che è una pandemia non solo nazionale e neanche europea, è una pandemia internazionale. Una pandemia così drammatica che si presenta appunto con il volto della morte, della quale abbiamo visto scene davvero impressionanti, che sono peraltro quelle del presente, le bare portate via, insomma uno sconvolgimento anche delle immagini di quella che è la società nella quale viviamo. E allora mi chiedo se il Covid, oltre ai danni incalcolabili, di cui naturalmente vediamo, ne sentiamo parlare molto, che ha causato, se metta in luce, secondo me, la pressoché incapacità del capitale di tutelare gli interessi, non tanto delle classi sociali più deboli o dei lavoratori, che casomai, diciamo, nella storia, si sono difesi, sono avanzati quando ce l'hanno fatto, si sono fermati, quelli ci pensano da soli, ma invece gli interessi esattamente della sua classe di riferimento, per esempio appunto quella della borghesia. Ecco, io penso che una delle questioni che la pandemia mette in luce è che il capitalismo va in direzione opposta rispetto alla difesa degli interessi generali e di quelli del pianeta. Insomma, mi pare che venga in luce, per usare la metafora dello scorpione che sale sulla groppa della rana, sta esattamente nella sua natura, non può farlo, non può fare altro il capitalismo, e quindi viene messo a nudo questa sua natura. E allora, concludendo, mi chiedo, c'è lo spazio, visto che stiamo parlando di epoche rilevanti, importanti per la storia che ci è stata consegnata e che non so se degnamente proviamo molto molto a stento di portare avanti, c'è lo spazio per far esplodere queste grandi contraddizioni, o che almeno sono contraddizioni sociali, economiche, di classe, attraverso anche la pandemia? E in particolare, le contraddizioni che stanno esplodendo sono quella tra capitale e salute, così come quella tra capitale e natura. Tutto questo ha prodotto non solo centinaia di migliaia di morti, ma anche, a mio avviso, il venir meno delle condizioni che garantivano, nonostante la crisi, un'accumulazione capitalistica senza precedenti, come c'è stata, capace di concentrare appunto nelle mani di pochissime ricchezze smisurate, e abbandonando al proprio destino il resto del mondo. Ecco, ti chiedo, Maurizio, in sintesi, questa pandemia può essere anche un'occasione per tirare giù la maschera del capitale, per dire che il capitale è incompatibile con il sociale, è incompatibile con il fatto che la sanità sia pubblica, che sia un diritto, è incompatibile con i diritti previsti dalla Costituzione? Cioè, io penso che appunto a questa vicenda non si possono dare solo risposte tecniche, ho finito, ma bisognerebbe appunto provare a smascherare l'avversario di classe. Nel centenario del 21 ci avviciniamo, il recupero della parola classe, devo dire, mi sembra che sia una cosa che dovremmo lanciare nel 21 come moda. Far tornare la parola classe di moda, come ha detto Corbyn e anche Sanders, secondo me. E sono d'accordo con tutte le cose che ha detto Rosa. Io sono contrario però a visioni eccessivamente catastrofiste. La nostra tradizione dei comunisti, da Gramsci in poi, soprattutto in Italia, è quella di non vedere nel capitale soltanto distruzione, oppressione e sfruttamento, ma anche una grande capacità di costruire consenso, egemonia, blocchi sociali più larghi. Se noi capitalisti sarebbero pochi, e il nostro problema invece è che, certo, lo schema 99% 1% esiste, però la realtà è che quell'1% riesce in qualche maniera a creare un blocco sociale molto più largo. Insomma,
con altri linguaggi, non quelli della tradizione italiana, si può parlare di cattura. Io penso che accade questo, che come ha detto bene Rosa, la pandemia ha mostrato tutta la debolezza della società come è stata trasformata in questi 30 anni di egemonia del capitalismo senza più avversario di classe, senza paura dei comunisti, senza sfida anticapitalista in campo. Cioè, il mondo è migliorato in questi 30 anni o è peggiorato? Io credo che tutti, compresi loro, dicano che praticamente la loro vittoria è stata una cagata pazzesca, al contrario della corazzata Potemkin, che per l'epoca era un film di avanguardia, se uno ci mette una base, insomma, di musica fatta bene, fa la sua figura anche adesso. Invece questa è stata proprio una cagata pazzesca, perché se ci riflettiamo, il virus nasce dalla catastrofe ambientale, dal fatto che ce ne freghiamo di tutto, eccetera, e ci sono bellissimi libri al riguardo che anticipavano questo tipo di minaccia. Spero che qualcuno venga anche tradotto in italiano, tra quelli più interessanti sul nesso capitalismo Covid, proprio nella genesi del virus, diciamo. Ma poi abbiamo visto lo smantellamento dei sistemi sanitari, che non è stata una questione, qui è quasi superfluo dirlo, ma magari chi ci ascolta è bene che lo ripetiamo, la distruzione della sanità pubblica è stata perseguita come progetto capitalistico in tutta Europa, non solo in Italia, poi come al solito con scale diverse. In Germania ovviamente è andata un po' diversamente che da noi in altri paesi, perché bisognava fare spazio a un settore capitalistico nuovo, diciamo, o vecchio rinnovato, che era quello della sanità privata. Basta vedere le raccolte degli ultimi 15 anni del Sole 24 Ore, troviamo articoli a bizzeffe. Anche la capacità il ruolo di pianificazione dello Stato, di organizzazione dello Stato rispetto all'affrontare una cosa come la pandemia è stato assolutamente inadeguato, e non del nostro. Noi stiamo vedendo che tutti i paesi più ricchi del mondo, non quelli del sud del mondo, ma le capitali, le metropoli capitalistiche, come si diceva una volta, non sono state capaci di affrontare la pandemia adeguatamente. Quindi siamo di fronte a una palese crisi del modello, almeno del capitalismo neoliberista, e dentro questo io credo che, come accade di fronte ad altri periodi di crisi, che noi dobbiamo prospettare un'alternativa di tipo socialista comunista, che è fatta sia di una visione di lungo periodo di trasformazione, cioè di rivoluzione, ma anche di misure concrete rispetto al fallimento che è palese di fronte agli occhi di milioni di persone. C'è un altro punto e poi chiudo, perché se no Roberto, che tiene le fila, poi diceva Roberto Lenin che un buon comunista al 70% è anarchico. Io credo che come dosaggio sto sul 90, quindi questo mi crea qualche difficoltà. C'è un elemento che eccedi, eccedi. Esatto. Un elemento fondamentale, e cioè che in questa esperienza sta rinascendo su scala diversa una cosa, a mio parere, che può avere una grandissima potenzialità, cioè l'incontro tra la lotta politica, la critica del capitalismo, comunque di come vanno le cose, dello stato delle cose, e la scienza. Perché noi abbiamo, in questa fase in cui il capitale è particolarmente socialmente irresponsabile e fondamentalmente reazionario, perché difende un ruolo che oramai è quasi di rendita rispetto alla società, essendo finanziarizzato e via non mi dilungo, tanto è vero che abbiamo avuto l'apoteosi dell'ultraliberismo Trump, che sostanzialmente si oppone, a posto di incarnare lo scientismo come accadeva una volta da parte del capitale, loro erano quelli che incarnavano la ragione, la scienza, eccetera, oramai il capitale arruola i terrapiattisti. Da parte nostra poi abbiamo un altro tipo di capitalismo, quello incarnato dal governo italiano, come da Biden, che cerca il buon senso. E poi abbiamo invece una cosa molto interessante, cioè medici, scienziati che mettono il proprio sapere a difesa,
al servizio della difesa della salute di tutti. E questo è stato fatto nella critica delle misure assunte dai governi, lo è adesso avanzato da chi sta lavorando con noi su scala europea e mondiale sulla questione dei vaccini. E lo è stato fatto, e quindi io dico che è un po' quello che accadde negli anni 70, noi dovremmo lavorare a una cosa del genere, cioè all'incontro tra i saperi scientifici, i saperi critici e la pratica della lotta, quello che accadde con la medicina, con Maccacaro, eccetera. Allora non a caso che il nostro compagno e amico Vittorio Agnoletto si è fermato in questo formato in quel periodo, e durante la prima fase della pandemia in Lombardia noi abbiamo fatto tutti insieme, rispetto alla pandemia, un tipo di lavoro di inchiesta che era simile a quello che allora si faceva sulle nocività e la sicurezza nei luoghi di lavoro. E anche qui i saperi del passato tornano a essere, io credo, e anche le pratiche molto attuali e molto utili per difenderci, perché è evidente che c'è una grande battaglia da compiere, e quella che garantire a tutte e tutti il diritto di poter difendersi dal contagio. Grazie. Hai citato la scienza e la tecnologia, do la parola a Roberto, che per noi segue questo filone. Roberto Rosso. Sì, prima faccio un raffronto con un momento fondamentale nel dibattito, in particolare del PC, ed è quel dibattito nella prima metà degli anni 60, che poi sboccò nell'undicesimo congresso, se non ricordo male, in cui si confrontarono analisi diverse su quello che stava succedendo nel paese, in particolare tra Amendola e Ingrao. C'era stato poi il convegno dell'Istituto Gramsci, diciamo, sul neocapitalismo, se non ricordo male. Tendenza del capitalismo italiano. Sì. Italiano nel 62. Allora il paese usciva dall'arretratezza ed entrava... ed era in un periodo in cui c'era una industrializzazione crescente, urbanizzazione, scolarizzazione di massa, ricordiamo la media unica grande riforma delle scuole, e dentro un grande boom demografico. E quindi, diciamo, il movimento operaio, il Partito Comunista, doveva riflettere su questo passaggio, diciamo, dall'arretratezza al pieno sviluppo capitalistico del paese. Oggi noi siamo dentro una grande rivoluzione tecnologica, quindi diciamo la rivoluzione del digitale è diffusa, pervasiva, sottende alla stessa finanziarizzazione, alla forma del mercato finanziario che conosciamo, e governa anche quella che sono i cicli produttivi, i processi di antropizzazione della natura, processi di sviluppo di tutte le filiere produttive dei servizi. In questo contesto però l'Italia si trova nella situazione, se vogliamo, opposta a quella che aveva negli anni 60, prima metà, cioè siamo in una situazione, veniamo da una lunga stagnazione, non ci siamo ripresi dalla crisi del 2008, in questo contesto ci è arrivata addosso la crisi, la pandemia sociale, e quindi nel nostro paese abbiamo anche una composizione di classe, anche una composizione di capitale che non è certo, non rispecchia certo i livelli più avanzati della trasformazione capitalistica, assolutamente. Io dico anche che diciamo abbiamo un capitalismo, non è un capitalismo, un tempo si sarebbe detto un capitalismo straccione, diciamo un capitalismo che a sua volta, un insieme di classi dirigenti di basso livello, e se vogliamo uno scontro di classe che non riesce, che non è neppure sollecitato da questa caratteristica delle classi dirigenti. Abbiamo, diciamo, una sorta di implosione e stagnazione del paese, a fronte, ripeto, di quella che è quasi una singolarità dentro la trasformazione tecnologica supportata dal digitale.
Quindi anche la composizione di classe del nostro paese ne deriva. Io credo che da questo punto di vista questo contesto renda molto difficile l'elaborazione di qualsiasi strategia politica e peraltro dà largo spazio a quello che viene chiamato populismo, eccetera, eccetera, proprio per le condizioni di frammentazione del conflitto sociale, non che non ce ne siano in assoluto, ma per la sua frammentazione sostanzialmente. Ecco, quindi la mia domanda, partendo dalla problematica tecnologica, poi Riccardo Rifici affronterà la questione parallela, integrata, che è quella, diciamo, della crisi ambientale, io mi chiedo come possa avvenire lo sviluppo di una strategia politica come prodotto non solo e non tanto di quelle che sono, che sia, passatemi il termine, un ceto politico, ma che sia l'elaborazione di quella che è una rete esistente di soggetti, un tempo si sarebbero chiamati militanti, oggi si chiamano più attivisti, che però questa strategia non riesce ad elaborare. Guarda, innanzitutto tu hai ricordato un momento assai importante della storia italiana, cioè quello della grande trasformazione, quando siamo diventati effettivamente un paese industriale. Il dibattito del PC di allora, ma non solo quello del PC, c'era anche tutto, insomma, l'operaismo, i quaderni rossi, c'era la discussione se l'Italia era un paese arretrato con dei capitalisti che sostanzialmente, i famosi monopoli che ci condannavano all'arretratezza, oppure che c'era l'analisi della sinistra comunista e ancor più, insomma, di Panzieri e compagni, che pensavano che invece l'Italia stava diventando un paese a forte sviluppo, insomma, il famoso neocapitalismo. E quel dibattito poi fu risolto sostanzialmente dagli operai, che cominciarono a scioperare dopo averle prese per tutti gli anni 50, a partire dagli anni 60, e si ripresero una parte consistente della ricchezza che avevano prodotto col miracolo. E ci fu anche una dialettica tra sistema politico e quindi riforme e lotte sociali, lotte operaie, che poi sboccarono nel 68-69 e sfociarono, insomma, insomma, l'Italia divenne il paese con più scioperi al mondo, insomma, il caso italiano. Io però vorrei ricordare che prima di quel caso italiano, cioè prima che diventassimo un caso mondiale, ancora oggi si studia, qualsiasi libro sul conflitto sociale c'ha dei capitoli di studio dell'Italia, eravamo il caso. Ora, di quel caso, prima però, c'è una fase in cui il dibattito era sull'integrazione, il famoso romanzo di film poi tratto dal romanzo di Bianciardi, la catena di montaggio che aveva cancellato il potere contrattuale, si diceva, degli operai. Addirittura negli anni 50 la FIOM aveva perso le elezioni della commissione interna alla Fiat, cioè si era il Nenni aveva fatto il centro-sinistra perché le masse erano stanche. Dico questo non perché voglio fare il profeta, purtroppo non ho di questa vocazione, non sono Nostradamus, ma diciamo, puntando un po' sull'analogia, speriamo che il nostro pessimismo attuale, perché la situazione è quella che tu raccontavi, si possa rovesciare, anche sorprendendoci, in una nuova fase di lotta che ci sorprenda anche, perché a volte succede nella storia. Se si pensa, noi abbiamo una visione per cui sostanzialmente pensiamo che le cose vadano, ci stia qualcuno che in laboratorio, che ne so, Lenin, che studia la rivoluzione. In realtà Lenin 6 mesi prima pensava che la rivoluzione sarebbe stata 2 generazioni dopo, e non che lui l'avrebbe guidata. Quindi cerchiamo di essere ottimisti. Lo scenario è completamente diverso, però, come tu hai detto, l'Italia è un paese in decadenza, in stagnazione, produciamo lavori sottopagati e non certo nei settori più avanzati dell'economia.
diciamo che le nostre classi dirigenti non mi pare che siano state capaci di immaginare granché di esaltante in questi anni, anche perché gli si è consentito di fare soldi prendendo balzelli a chi rubando balzelli a chi prendeva l'autostrada, oppure per tutti gli anni 90 e 2000 fino alla crisi del 2008 ancora con l'immobiliare, mentre altri paesi investivano sull'intelligenza sulla tecnologia e anche sulla formazione. Quindi noi ci troviamo in una situazione in cui c'è bisogno però di quell'elemento che tu citavi alla conclusione del tuo intervento. Negli anni 60 c'era una sinistra di classe dotata di organizzazioni di masse che consentivano alle classi popolari, alla classe lavoratrice, di avere una propria elaborazione autonoma, per usare un concetto, insomma, una frase di Marx dai quaderni, di Gramsci dai quaderni, cioè le classi lavoratrici avevano i propri trust di cervelli da mettere in campo per leggere cosa accadeva. Noi da troppi anni quella che si chiama la sinistra, ma io non considero tale, semplicemente i cervelli li ha messi al servizio di Confindustria, però c'è tanto sapere, ci sono tanti militanti, io non pretendo che siano tutti in rifondazione, anzi la maggior parte stanno a casa propria o sparsi in tanti movimenti e istanze. Io credo che noi abbiamo l'esigenza, e per questo noi crediamo ancora a una parola come quella di partito, che queste intelligenze vadano messe in rete per, in forme diverse dagli anni 60, ma fare in modo che ci sia un nostro punto di vista forte su quello che sta accadendo nella società italiana. A me pare che di analisi e anche di capacità di prefigurare alternative in realtà, insomma, non manchiamo. Forse manchiamo della fiducia e nella volontà di metterci insieme per farle valere come forza, anche perché delle buone analisi, se qualcuno poi non le racconta a qualcun altro, cioè la gran massa della popolazione, rimangono un esercizio da convegno. Ma io sono convinto che in Italia, come è accaduto in altri paesi, se le riusciamo a rimettere in campo, hanno una capacità di anche di cambiare rapidamente, di far cambiare rapidamente gli orientamenti di larghe fasce della popolazione. Su questo io sono molto ottimista. Grazie. L'aveva anticipato Roberto, la parola a Riccardo, che segue anche da vicino gli aspetti ambientali e della trasformazione dei territori. Riccardo. Devi aprire il microfono. Sì, buonasera a tutti. Guardate, io forse dico, le mie domande saranno un po' banali, però sono domande a cui non abbiamo avuto spesso delle risposte. E tu prima, Maurizio, ma anche qualcun altro, ha sottolineato che questo modello economico e non è in grado di dare risposte alle crisi che abbiamo di fronte, sia alle crisi, la crisi ambientale, sia quelle di carattere economico e sociale. E questo sicuramente è vero, però in prospettiva, perché in realtà, forse anche tu, Maurizio, hai detto che comunque il capitale è capace di tirarla in lungo, insomma. Già noi abbiamo adesso delle risposte sui temi ambientali che sono risposte false, cioè c'è tutto il filone della green economy che sostanzialmente fa affari su dei pezzettini, ritagliandosi i bei giardini puliti e lasciando magari crepare di fame un miliardo di persone, insomma. Del resto, questa riflessione, io faccio un brevissimo inciso, io ho iniziato a occuparmi di ambiente quando ero ancora alle superiori negli anni 70, era una scuola avanzata per chimici e facemmo un gruppo di lavoro col gruppo operai impiegati della Montezio di Castellanza, dove c'era gente come Mara legati a Macacà, e lì allora si cominciò a parlare di ambiente non in termini, diciamo, ambientalisti, ma in termini di difesa sociale della classe operaia e degli abitanti che c'erano nei dintorni.
da allora, mentre da un lato si è, diciamo, ampliata la coscienza ambientalista in generale, però si è perso un po' il legame fra questa questione dell'ambiente e la questione sociale, la questione di classe. Del resto, alla sinistra, in questi 30-40 anni, la questione ambientale l'ha presa sempre di più, però sempre, diciamo, in maniera un po' collaterale. Cioè c'è la questione ambientale che diventa sempre più importante e poi ci sono anche le altre questioni che in alcuni casi sono più importanti. Cioè quello che è mancato è proprio costruire una proposta di cambiamento che fosse che avesse come spina dorsale questa questione. Cioè la questione ambientale e la questione sociale sono una sola questione. Bisognerebbe partire da questo. E secondo me è su questo che deve rifondarsi una sinistra. Noi oggi abbiamo visto alcuni giochini, insomma, qualche, non so, avete visto, c'è stata quelli che hanno proposto una rete fra soggetti ecologisti che non si capiva, io non ho capito da dove partisse, dove arrivasse. Forse, cioè, l'ha fatta, mi sembra, fatto gli anni, non so se partiva dai Verdi e arrivasse fino al PD, io non l'ho capito. Sta di fatto che però era qualcosa di strumentale. Io vorrei, la mia domanda è possiamo pensare, come possiamo fare a rilanciare la costruzione di una forza di sinistra che escluda, diciamo, il liberismo dal volto umano, come qualcuno invece porta avanti, che sia basata su questa spina dorsale, cioè giustizia sociale e giustizia ambientale come un'unica questione. Noi abbiamo tanti movimenti in giro sui territori, però questa cosa non sono in grado di farla loro. Come sempre, questi movimenti fanno la loro cosa molto, magari molto sensata e utile, ma è legata lì. Invece davvero sarebbe essenziale un soggetto politico che fosse, diciamo, costruito su questa dorsale, su questa spina dorsale. Come si può pensare di fare questa cosa? Guarda, Riccardo, mi inviti a nozze. Uno, perché io penso che la sinistra non possa che essere rosso-verde, ma non è che lo penso da adesso. Avevo 14 anni quando frequentai Laura Conti, quindi sono convinto da allora, quindi dal 1980. E quindi penso che non ci possa essere un partito comunista che non sia rosso-verde, perché proprio, insomma, non è comunista chi non è rosso-verde, perché davvero non c'è nessuna lettura della realtà in cui ci troviamo e delle contraddizioni del capitalismo. E non c'è neanche una sinistra che non sia rosso-verde. Quello che non ci vuole, io credo, è il red e il greenwashing, cioè che fai finta di essere sinistra e fai finta pure di essere ambientalista. Noi oggi, perché quello che accade, perché il discorso ambientale, il discorso di sinistra è diventato aggiungere qualche parola compassionevole al capitalismo imperante, poi tutti continuano a fare precari e la Confindustria detta le regole. Quello verde diventa un discorso di marketing. Noi abbiamo bisogno invece di sostanza. Abbiamo un problema politico in Italia che tu hai citato benissimo, e cioè il fatto che dopo anni e anni di sconfitta abbiamo tanti conflitti ambientali a cui io da sempre cerco, insomma, di partecipare e dare una mano, che tendono però a esprimersi in maniera molecolare diffusa sul territorio, al contrario degli anni 70, di quella fase là che tu citavi, che citavo anche io prima, quella appunto di Maccacaro, in cui c'era un forte movimento operaio, una sinistra comunista fortissima. È evidente che dei movimenti anticapitalisti fortissimi, è ovvio che i temi della salute o i temi dell'ambiente avessero una radicalità e si compenetrassero con le stesse lotte operaie in una maniera che oggi è assolutamente quasi impensabile. Però io credo che noi dobbiamo tendere a un processo di questo tipo e dobbiamo fare una battaglia anche rispetto alle culture dei movimenti, perché c'è un'enorme radicalità nelle lotte che tu citavi,
ma che non diventa soggettività collettiva. E questa è una sfida che noi dobbiamo sicuramente assumere, perché è evidente che di questo c'è assolutamente bisogno. Un po' ci sta arrivando di importazione. In realtà l'ecologismo italiano, per merito di Laura Conti, di Nebbia e tanti altri, che Riccardo conosce anche meglio di me, tanti altri, Roberto è stato un protagonista. Nebbia è stato un grande. Roberto è stato un protagonista perché era nella commissione ambiente del PC, non so se anche nel PDUP si dedicava al tema, ma insomma poi con Rifondazione, perché non va detto. Noi siamo abituati a flagellarci, ma per 30 anni noi ci siamo ribellati a tante cose, ma anche a questo greenwashing, perché mentre le associazioni ambientaliste perdevano la loro radicalità, basti pensare dove è finito gran parte del ceto politico espresso da Lega Ambiente. Se penso a Laura Conti quando si discuteva della Fondazione Lega Ambiente, davvero, o al povero Nebbia, io gli feci un'intervista nei primi anni '80, che ero ragazzino, su certi temi, se ripenso a dove siamo finiti. A fronte di questo processo, Rifondazione credo che abbia cercato negli anni di andare in direzione diversa. Ricordo tutto il lavoro che si fece con Giovenale e tanti altri, anche con l'inserto di Liberazione, ma anche nell'interlocuzione con tutti i movimenti. In questi anni abbiamo vissuto una sconfitta che ha significato anche una frantumazione del conflitto ambientale, che si sta riorganizzando però in reti importanti, meno visibili delle associazioni, delle grandi associazioni del passato, dentro le quali io credo che noi dobbiamo lavorare con umiltà, proponendo momenti di discussione intorno a un salto politico, cioè nessuna vertenzialità locale e anche più generale, nessuna campagna impatta se il sistema politico è bloccato tra due schieramenti che hanno caratteristiche neoliberiste. E quindi c'è la necessità, la diceva prima Riccardo, badate bene, su questo io voglio essere chiaro, lo precisavo anche prima, alla fine il capitalismo trova modi per fare quattrini con qualsiasi causa. Alla fine, lo diceva anche Roberto, la risposta intelligente, quella stupida e nefasta, fu il nazismo, la rivoluzione d'ottobre, il fascismo, ma ci fu anche il keynesismo come risposta alla rivoluzione d'ottobre. Ora, io sarei contentissimo se un ciclo di lotte forti ambientali e sociali costringesse a una svolta ecologica effettiva. E cioè se facessero quattrini facendo effettivamente politiche dal punto di vista ambientale serie, insomma se imparassero a fare i capitalisti senza distruggere il pianeta, sarebbe anche una sfida innovativa. Quello che io vedo invece è, ha una metafora, il grattacielo di Milano verde di Boeri, cioè Milano è diventata, con le giunte prima di destra e poi di centrosinistra, che da questo punto di vista pari sono, la capitale della speculazione edilizia, dell'immobiliarismo e della gentrificazione più avanzata, però ti faccio il palazzone e ci metto gli alberi sui balconi e quello diventa il verde. Ora noi ci dobbiamo opporre a questa truffa e dobbiamo raccogliere l'eredità profondissima di una tradizione che va nell'urbanistica, da De Lucia, Salzano, Ceder, a Giorgio Nebbia, cioè abbiamo in Italia Maccacaro sul lavoro. Cioè io davvero penso che la Rifondazione Comunista, la rifondazione della sinistra in Italia abbiano tantissimo materiale da mettere a disposizione di una nuova generazione anche di attivisti e di militanti, di attiviste e di militanti che lavorino un lavoro di ricostruzione dopo la dispersione di questi anni, perché anche in questo campo noi siamo di fronte a dei bluff, perché faccio un esempio, è stata vissuta come trionfo di una presunta opzione rosso-verde la vicenda dell'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna oggi ha la legge urbanistica più, forse peggiore d'Italia, fatta da Bonaccini, e noi non abbiamo bisogno di una forza rosso-verde che mette dei fiori sugli spartitraffico delle grandi opere di gioventù.
Esatto, io credo che invece ci sia, vada bene, io non demonizzo perché penso che ci siano tante compagne e compagni in quell'area che possono lavorare con noi, collaborare con noi, che rincontreremo, però che sono troppo, a mio parere, rassegnati al fatto che non si possa fare nient'altro. E chiudo tornando all'esempio americano. Guardate che l'operazione di Sanders e dei socialisti americani non ha nulla a che fare con quelli che si imboscano dentro il centro-sinistra italiano da 20 anni a questa parte, perché la forza di Sanders è di essere, come anche di Corbyn in Gran Bretagna, per questo vengono combattuti, di essere una cosa seria, di gente che se entra dentro un posto ci entra per andare a fare la battaglia, non per fare il soprammobile. E noi abbiamo bisogno in Italia di creare una forza che in qualche maniera, anche sul tema ambientale, ce l'abbiamo bisogno anche in Europa, perché mi pare che ci sia anche una deriva dei verdi europei preoccupanti, e credo che sia giusto che il nostro gruppo e la nostra sinistra europea abbia una caratteristica forte rosso-verde, perché sono, io credo che non possa che essere l'attitudine con cui affrontare le contraddizioni del capitalismo attuale. Grazie Maurizio, hai citato l'Europa, per chiudere do la parola a Alessandro che da tempo segue questo filone di ragionamento e cerchiamo insieme di svilupparlo anche come discussione politica. Alessandro. Grazie Roberto, grazie a Maurizio che insomma ci ha dedicato il suo tempo, soprattutto insomma perché ha avuto un periodo non semplice non troppo tempo fa, e quindi ancora di più lo ringraziamo insomma. Sì, qui abbiamo questa... Scusa Alessandro, posso fare una battuta? Devo confessare che nel periodo semplice ho apprezzato il valore delle conquiste del socialismo, cioè il Servizio Sanitario Nazionale, e non c'è nulla di più umanamente bello che stare in un reparto di un ospedale pubblico che funzioni bene. Che, no, perché alla fine, insomma, sto socialismo, mica, devo dire, siccome sto socialismo funziona, e quando stiamo male c'è bisogno di una cosa in cui non c'è rapporto capitalistico di produzione. Non esatto. Lo dico perché tendi a dimenticarlo troppo. Esatto, ed è un buon motivo per ricordare che sono le conquiste del socialismo che poi, quando ci sono i grandi problemi, ci aiutano a salvarci tutti insieme e non uno per uno, per citare un grande comunista. E appunto da questo, io, visto che stiamo ricordando due anniversari importanti, io volevo fare una valutazione a partire da un approccio che aveva il PC. Il PC ha avuto la grande capacità di saper coniugare in un certo momento della storia nazionale, della ricostruzione e della realizzazione della Repubblica Democratica, i concetti di classe e di nazione. È anche vero che a un certo punto però si è sviluppato il tema del dover andare oltre lo Stato nazionale, per motivi anche che erano estranei alla mera questione della strategia dei comunisti, perché si stava sviluppando il capitalismo su basi transnazionali. E a un certo punto, quindi, dalla via italiana e dalle vie nazionali al socialismo emerse nei primi anni dei 70 un dibattito sulle ipotesi, sulla strategia della via europea al socialismo, che venne poi conosciuta con la vulgata di eurocomunismo, ma che in realtà dentro il PC non era esattamente, come dire, anche quel tipo di nozione sentita propria. Rifondazione Comunista, negli anni 90, in una fase completamente diversa, si ritrova prima di tutto a dover ricostruire la presenza di un partito comunista dentro uno Stato nazionale, in quel momento in pieno disastro, perché insomma Rifondazione nasce in un contesto di collasso della classe dirigente nazionale. Ma Rifondazione ha anche la capacità di tenere dentro la questione dell'Europa, capendo, io credo, prima di altri, che quello che veniva spacciato come governance multilevel in realtà era una stratificazione della lotta di classe su tanti livelli, cioè sul piano nazionale ma anche sul piano continentale. E quindi lancia, ormai più di 15 anni fa,
il partito della sinistra europea. Un partito è un luogo che serviva a iniziare a unificare i vari partiti della sinistra che era sopravvissuta alla tragedia del Novecento in una strategia continentale. Quel partito, tra l'altro, dimostrandosi fortemente d'avanguardia, diceva anche che bisognasse costruire un elemento di partito europeo, lanciando primo fra tutti la possibilità dell'adesione individuale. Oggi, a 15 anni, a più di 15 anni, a 16 anni dalla fondazione del Partito della Sinistra Europea, in una fase in cui la sinistra italiana è nel tentativo di ritrovare una propria identità, una propria proposta, può essere il campo europeo il campo in cui ricostruire quel perimetro unitario di forza e di massa critica di cui si discuteva anche grazie al grande impegno delle questioni che i giovani stessi hanno messo in questioni come appunto quella ambientale, eccetera. E come bisogna procedere in questo senso e come possono fare anche i singoli militanti a contribuire a questo percorso di unità continentale? Beh, il Partito della Sinistra Europea, ancor più il GUE, il gruppo parlamentare, ha consentito di costruire uno spazio di politico a sinistra dei partiti socialisti e socialdemocratici che nel corso degli anni 90 hanno assunto posizioni sempre meno socialiste e socialdemocratiche, per essere buoni, ha consentito di creare uno spazio entro il quale si sono incontrati i partiti comunisti o comunque le formazioni comuniste che avevano resistito o che erano nate come noi, diciamo, dal rifiuto dell'omologazione, le sinistre socialiste, perché non bisogna dimenticare che in molti paesi, che ne so, in Germania abbiamo avuto la sinistra socialdemocratica di La Fontaine, che è stata tra i soggetti promotori della Linke, in Francia abbiamo esponenti socialisti come Mélenchon che hanno insomma che hanno rotto con il Partito Socialista, insomma abbiamo avuto un processo e poi abbiamo avuto anche tanti verdi che diciamo si sono allontanati dai verdi europei che diventavano una forza sempre più centrista, e questo spazio politico ha raccolto anche le sollecitazioni che venivano dai vari cicli di movimento che si sono prodotti sul continente. In alcuni paesi ha raggiunto anche dimensioni che noi attualmente in Italia ci sogniamo. È anche vero che qualche anno fa noi eravamo i più forti di questa area, Roberto se lo ricorderà, insomma, tra i più forti, ed eravamo il riferimento, e molto spesso gli altri hanno fatto quello che noi dicevamo che bisognasse fare, cioè cercare di aggregare e far incontrare la tradizione del socialismo e del comunismo con i nuovi movimenti, quello antiglobalizzazione, il femminismo, l'ecologia, il pacifismo, eccetera, eccetera. Questo è accaduto in questo spazio. Io credo che sia uno spazio, certo, anche conflittuale, con prospettive diverse, che io notoriamente da questo punto di vista sono sempre contro le visioni troppo ideologiche, tendo a superare, mi sembra che tutte le forze che hanno una caratteristica antiliberista in Europa debbano tendere all'unità, e se alcune per tradizione nazionale o per contesto tendono a sottolineare più l'elemento nazionale rispetto a quello europeo, anche per cultura politica, basti pensare alla Francia, che ha una determinata tradizione molto diversa dalla nostra, tutto questo non va drammatizzato. Insomma, credo che ci sia uno spazio prezioso, già il fatto che noi oramai da anni siamo abituati ad avere costantemente riunioni tra partiti e organizzazioni europee, anche poi organizzazioni sociali, sia un patrimonio enorme. Come sottolineo sempre, a mio parere è ancora troppo sottoutilizzato, perché tutto questo comincerà a funzionare sul serio quando saremo capaci, come erano capaci tra l'altro i primi comunisti, cioè alla fine i primi comunisti, che per allora si chiamavano socialisti e socialdemocratici come partiti, insomma si riunirono e decisero che in tutta Europa, anziché poi era quasi tutto il mondo, a un determinato giorno si scioperava per le 8 ore. Lo fecero.
e gente analfabeta quel giorno. Io credo che la sinistra europea farà un salto quando saremo capaci di determinare scadenze europee, per cui a Roma, a Parigi, a Berlino, a Barcellona, a Madrid, torniamo a fare cose insieme, come abbiamo fatto nei momenti forti di movimento. Roberto prima citava il movimento contro gli euromissili, a cui abbiamo partecipato nei primi anni Ottanta, che io credo che sia una pagina della storia della sinistra europea che dobbiamo tenere cara, anche perché temo che tra poco dovremo organizzarne uno di nuovo. Sul piano nostro nazionale, io credo che abbiamo una situazione che dovrà essere oggetto anche del prossimo congresso di Rifondazione Comunista, cioè noi siamo stati i primi a ideare l'adesione individuale, cioè il fatto che persone potessero aderire oltre a Rifondazione come partito, che è il partito della sinistra europea in Italia, poi ci sono, come sapete, gli osservatori, ma che singoli non iscritti a Rifondazione potessero aderire direttamente al partito della sinistra europea. Questa è una potenzialità enorme che io credo che dobbiamo sviluppare e che a mio parere evoca anche un altro tema: come riunire tutti coloro che sono a sinistra, la pensano come noi, e che non stanno dentro Rifondazione, siccome sono, io credo, qualche centinaio di migliaia di persone, molte manco lo sanno, ma in cuor loro sono con noi, cioè sono quelle che sono d'accordo con noi sui temi di fondo di cui abbiamo parlato oggi, cioè se parliamo di lavoro, di pace, di ambiente, di neoliberismo, di Europa, stanno con noi e vogliono una sinistra che sia capace di lottare su tutti i terreni e quindi non hanno nulla a che fare con il rossobrunismo, perché sono anche per i diritti LGBTQI o oggi come la sinistra europea in tutta Europa contro la violenza di genere, al fianco o dentro, non una di meno e via discorrendo. Tutti questi mondi, io credo che la sinistra europea possa essere in qualche maniera il laboratorio dentro il quale proviamo a costruire uno spazio più largo in cui ci si possa ritrovare, sapendo che ci sono tantissime difficoltà da questo punto di vista, ma anche delle potenzialità. Io credo che, non voglio anticipare nulla, però io penso che dentro il nostro congresso come Rifondazione ne dovremo assolutamente discutere, perché ho una convinzione che viene dalla tradizione dei comunisti, prima e dopo Lenin, perché anche prima erano comunisti, non bisognerebbe mai dimenticarlo, e c'è quella che bisogna anche trovare le forme organizzative, come diceva Lenin, bisogna sognare ma bisogna dare forma concreta al sogno, e noi di questo abbiamo assolutamente bisogno oggi. Io credo che forse cominci a emergere a sinistra la consapevolezza che l'antipolitica non è la risposta, e neanche l'antipartitismo, che purtroppo sono stati egemoni in Italia, anche perché la gente insomma ha dovuto fare i conti anche con gli errori delle organizzazioni di sinistra realmente esistenti, e si è creato un rigetto che poi è diventato un senso comune anche tra i militanti, di anche laddove la radicalità è rimasta, ma di distanza dall'idea di darsi forme organizzate complessive. Io credo che oggi invece emerga questa necessità in maniera forte, non solo in Italia, in tutto il mondo, e io credo che la sinistra europea in Italia possa essere uno degli spazi dentro i quali noi proviamo a costruire un percorso di questo genere con chi ci sta, con chi vuole un'alternativa rosso-verde, che però sia rossa e verde sul serio, come diceva prima Riccardo. Non mi inoltro sul terreno organizzativo statutario, perché insomma noi siamo molto democratici, insomma, quindi ne discutiamo nelle sedi democratiche, però credo che dobbiamo anche su questo piano osare molto e trovare tutti insieme le soluzioni più adatte. D'altronde non abbiamo nulla da perdere, quindi possiamo osare, e ce n'è davvero bisogno, perché per venire ai 30, all'inizio di questa chiacchierata, Roberto ha detto che dobbiamo fare un bilancio di 100 anni e anche di 30 anni. Io credo che sul trentennio noi possiamo fare un bilancio. Se partiamo dal 1991, il manipolo che disse no, anzi che cominciò nell'89 a dire no, se prendiamo tutte le grandi questioni,
io cito Abby Hoffman rispetto agli anni 60, eravamo giovani, noi non eravamo tanto giovani, anzi quelli che promossero Rifondazione erano piuttosto anziani, un po' come cominciamo a diventare anche adesso. Però alla fine avevamo ragione sul bipolarismo, sui trattati europei, sulla gran parte delle riforme. Adesso tutti discutono e vogliono abolire le regioni, intanto si abolissero la modifica del titolo quinto. Cioè, se facciamo l'elenco, abbiamo avuto ragione quasi su tutto, forse anche. Poi non abbiamo trovato le modalità per vincere, questo è un grave difetto. Ma diceva Trotsky che ai comunisti a volte gli capita di fare la fine di Lenin, a volte quella di Liebknecht, cioè di finire sconfitti. Noi almeno siamo ancora in salute, e io credo che dobbiamo investire questa resistenza che abbiamo avuto, che abbiamo tenuto, nella consapevolezza che c'è bisogno di rilanciare. E anche qui Rifondazione ha tantissimi difetti, tra cui quello di essere rimasti quattro gatti, ma ha una qualità: non siamo una setta, siamo consapevoli che c'è bisogno di lavorare per costruire un'alternativa nel nostro paese. E guarda, avere la consapevolezza dei propri limiti, ma non rinunciare alle proprie ragioni, io credo che sia fondamentale per provare a essere all'altezza della storia che difendiamo. Quindi alla prossima chiacchierata, sperando di fare tutti insieme qualche passo in avanti positivo, e concluderei dicendo: avanti popolo alla riscossa, e diamo appuntamento a tutti, se ci saranno Renzi e Blair a Livorno. Io lo dico, noi stiamo lavorando, organizza un grande convegno, ma ripeto, lo potremmo fare il 22, il 21 secondo me dovremmo organizzare un grande lancio di pomodori rossi, ma anche verdi, che fanno più male, a Livorno, perché deve essere chiara una cosa: il comunismo e il socialismo sono contro la guerra e non hanno nulla a che fare con i criminali di guerra, né con quelli che hanno venduto i diritti di lavoratrici e lavoratori. Grazie Maurizio, grazie a tutti voi per aver partecipato a questa breve discussione. Beh, tanto breve no, ma comunque. Tanto breve, però è stata interessante, almeno è interessata molto. Sicuramente, diciamo, è il primo appuntamento su temi come questo, e sicuramente anche il tema del congresso del Partito della Rifondazione Comunista è una cosa che ci interesserà seguire, quindi sono certo che troveremo il modo di avere Maurizio Acerbo ancora con noi a fare altre brevi chiacchierate come queste. Intanto grazie a tutti, arrivederci. Ciao a tutti. Ciao.